Amministrazione comunale, scuole di ogni ordine e grado, Comitato per la Pace, Ente Parco, Comunità Montana del Matese e Azione Cattolica Diocesana, tutti insieme hanno pacificamente manifestato stamattina a Piedimonte Matese a favore del popolo ucraino aggredito dall'esercito russo e in queste ore ancora sotto le bombe, con migliaia di morti, fra cui molti bambini. Il corteo ha percorso Piazza Roma, Piazza Carmine, la Villa Comunale e via Ferritto per raggiungere poi Piazza Europa davanti all'Albero della Pace. Tanti discorsi da parte dei rappresentanti delle varie istituzioni che hanno partecipato e che hanno condannato in coro, senza se, senza ma, la decisione di una guerra assurda e senza senso. Oggi, per una volta, siamo tutti d'accordo. Maggioranza e opposizione, io ritengo che l'attuale quadro amministrativo della città sia fatto da persone che vogliono bene alla nostra comunità, sia maggioranza che opposizione. Poi su un tema così trasversale, così universale, oserei dire, assolutamente ci sentiamo fratelli tra di noi e vogliamo trasmettere questo senso di fratellanza alla nostra comunità. È un evento di estrema importanza perché rappresenta una testimonianza, rappresenta il senso di vicinanza che abbiamo per il popolo ucraino e soprattutto rappresenta il sentimento di pace che deve essere dentro di noi, ci deve indicare la strada da percorrere tutti i giorni e soprattutto la strada che dobbiamo far metabolizzare ai nostri ragazzi. Come tutti i conflitti, anche questo non avrà mai un vincitore né un vinto. Da Piedimonte e Matese è tutto. Lorenzo Applauso e Andrea Caprarelli per Caserta Sera.it.